Bentornati in studio, edizione del 15 ottobre 2019 del nostro giornale Marineria Saccense in stato di agitazione. Il sindaco di Sciacca e i parlamentari Marinello, Mangiacavallo e Catanzaro hanno sottoscritto un documento con cui invitano le autorità regionali, nazionali ed europee a farsi carico delle necessità della Marineria di Sciacca, portando avanti azioni politiche volte alla modifica della disciplina normativa per arrivare a una regolamentazione rispettosa della peculiarità della pesca mediterranea. Politica saccense in fermento dopo le nuove richieste che il gruppo di maggioranza che fa capo a Nuccio Cusumano ha fatto al sindaco Francesca Valenti. Nel corso di un incontro confronto tra le due parti, il gruppo di Sciacca Democratica ha ribadito la necessità di non condividere la manifestazione di interesse predisposta dalla regione sulle terme, l'accelerazione nella nomina di due nuovi assessori con l'allargamento della giunta e l'apertura alle opposizioni sui temi di grande interesse per la città. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per gli imprenditori saccensi Baldassare Giaimo e Giuseppe Gallina, finiti sotto processo in quanto ritenuti responsabili di minacce e intimidazione nei confronti dell'ingegnere Michele Buscarnera. L'episodio risale al 1 marzo 2011, quando una testa di capretto mozzata venne fatta trovare davanti l'ingresso dello studio del professionista in via Lido. Si trattò di un'evidente intimidazione di stampo mafioso che all'epoca destò anche un certo scalpore. Strade dissestate, specie quelle di accesso a tutti i plessi scolastici, è la criticità oggetto di un'interrogazione presentata all'amministrazione comunale dal consigliere comunale Carmela Sant'Angelo. Sant'Angelo imputa una responsabilità per omessa manutenzione delle strade comunali e quelle che conducono al liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca, piene di transenne e di buche. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione della diffusione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un giovane cittadino extracomunitario trovato in possesso di mezzo chilo di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana. L'infallibile fiuto dei cani antidroga ha permesso di scovare il carico di droga, accuratamente celato in parte sul sospettato e in parte all'interno di un marsupio occultato sotto il sedio. Calcio, attesa per la partita di calcio tra Folgore e Sciacca in programma domani a Castelvetrano, valevole per il ritorno del secondo turno di Coppa Italia Dilettanti. Il match di andata al Gurrera si chiuse sul risultato di 1-1 con pareggio raggiunto dai saccensi in pieno recupero. Castelvetranesi favoriti in virtù della rete nella partita di andata, neroverdi che cercano di imporsi per andare avanti nel torneo. La Folgore domenica scorsa ha conquistato il primato del campionato di promozione. Per il momento tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.